Eccoci, siamo tornati tutto blu. Oggi sì, stasera no, mi spiace. Ridategli i soldi. Grazie maestro, grazie mille. Ah, ho visto il video, Bel video, complimenti. Soprattutto perché c'ero io anche, perché c'ero anch'io. No, scherzo, bravo, bel video su Garou. E Steve, mi spiace, ti rimborsiamo i punti, questa sera non posso. Non posso, perché non posso accendere il ventilatore perché fa troppo rumore e muoio, muoio, muoio. Muoio, quindi per piacere se c'è un mod in chat gli rimborsi il dinero. Forse posso farlo io? Segnala riscossione e ricompense, no, non posso. Vabbè, lo facciamo poi. No, 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 stasera non posso. Non posso proprio. Poi voglio velocizzare perché voglio farti giocare qua. No, aspetta, tu stasera puoi stare fino alla fine? Se no volevo velocizzare un pochino. Ma Rick, lascia perdere, me l'hanno già fatto mettere oggi pomeriggio. Pomeriggio. Non diciamo niente. Comunque, signori, bando alle ciance e partiamo. Allora, non mi ricordo veramente come funziona. Niente. Ciao, Paolone. Anche dal mare direttamente dalle vacanze. Come stai, Paolone? Si sta, si sta. Allora, grazie per la resub, tra l'altro. Allora, volevo farvi vedere. Ok, allora, ditemi se siamo a posto, anche perché tanto io non posso aggiungerne altri, ma possono farlo Manu e Walter, credo. Inizierà a sarmi ora. Bravo, bravissimo. Allora, tutti quelli che sono qua sono iscritti. Chi c'è, c'è. Chi non c'è, non può più aggiungersi. Alzate le mani adesso o tacete per sempre. Anche perché io, Steve, tipo, non lo vedo iscritto. E ieri ha giocato. Porca puttana, Steve, cazzo. Ma partecipi o no? Dio Bonino. Walter, Manu, inserite quello scansa fatica di Steve, se potete. Vedete che io veramente se non vi... Ma iscrivimi, io non posso, cazzo, un mese ci avevi, un mese. Allora, colgo anche l'occasione per dire che... qua, proprio a Steve, qua. Colgo anche l'occasione per dirvi che è liberata l'iscrizione a Pocket Bravery per settembre e al torneo di agosto, che sarà a fine mese, questo mese due tornei di Retro Championship su Vampire Savior. Quindi iscrivetevi anche agli altri, ma iscrivetevi, ok? Quindi io al momento... No, io non sono admin, non sono admin di Skill Pro, io sono admin del mio torneo, so. Ok, grazie, grazie che me l'avete messo. Allora, via. Partiamo col seed. Nessun altro vuole partecipare, nessun altro vuole partire. Grazie, Walter. Sì, a posto. Perfettissimo. Io direi che partiamo. Ma Steve lavori stasera? Possiamo andare scialli? Possiamo andare tranquilli? Vabbè, senti, paziente. Tanto neanche ti eri iscritto, quindi. Allora, andiamo a seedare. Andiamo a seedare. Nessuno mi ha scritto più. Sciallissimi. Ok. Allora io vi chiedo, visto che siamo pochi, molto molto intimi, volete fare tutte le sfide FT3 del winner e FT2 del loser, o facciamo tutto FT2? Ditemi voi, FT11. Vabbè, io vado a seedare. Double elimination. Sì. Ok. Start, che mi dimentico sempre di startarlo. Ok, allora View Tournament, Bracket, andiamo a vedere il brachetto. Rick contro Steve passa al secondo turno. E Venduri, ecco, porca puttana vacca, maledetta. Oh, non è che l'ho scelto io, non ho fatto tutti i conti della serva. Allora, l'unico, grazie all'iscrizione tardiva di Steve, l'unico incontro degli ottavi che si terrà sarà tra Linovob e Rapture. Quindi, ragazzi, ditemi voi,
Così neri. Seriamente adesso, volete fare tutto FT3, solo il winner e FT2 il loser, o facciamo come sempre tutto FT2 e solo la grand final FT3? Vi chiedo, visto che siamo in pochi, stasera andiamo abbastanza lisci, credo, spero. Scegli tu. Allora, fa caldo, facciamo FT2 e facciamo loser final, winner final e grand final FT3. Ok, questa sera tutte quelle che sono final sono FT3, il resto è tutto FT2. Bom. Allora, si scaldino Linovo Rapture, che andiamo a spettare. Iniziate pure la sfidina quando volete, così io vado a catturare il tutto. Il tutto. Ta-dang. Comunque, ancora benvenuti a Twinkle, benvenuto, rivenuto a Warbumper e poi credo di aver salutato tutti il buon Peppone, eccolo, devi settare i tasti, bravo Peppe, bravo, ti ho fatto il check-in io, come si fa all'aeroporto. E buon, vediamo il primo ottavo di finale tra Linubov e Raptu, sono partiti. Eccoci, sono partiti ragazzi. Audio? Po' basso, va bene. Alziamolo un po', dai. Così da darvi un po' fastidio. Fastidio. Attenzione, Qualino Bob è nel suo regno, eh. Qualino Bob è nel suo regno. È nel suo regno. Ricordo una finale coreana tra Evendure e Selino Bob nel corso del torneo di Magical Drop 2 dell'anno scorso, di 2 anni fa, adesso non ricordo. Guardate le linee come vanno. Ma anche il buon Rapture non se le lascia dire. Inizia a velocizzare anche lui la sua scalata verso il miliardo come crack. Aia, però 6 lines. Questa fa male. Questa fa malissimo. Non tutto è detto. Finché non è detto. 2 anni fa. Ok, bene. Ciao Seven. Come stai? Ben ritrovato. Tutto bene? Quanto tempo ci sei mancato? Come procede l'estate? Torneo stasera che si bolle. Si bolle. L'anno scorso abbiamo fatto il 7. Ah, è vero, il 7:30. E Bishibashi, che torna anche in questa veste. No, aspetta. 1-0 per Linubob intanto. Ma aspetta, ma ad agosto c'è Bishibashi o c'è Vampire Savior? Oddio, non mi ricordo. Sei sicuro che ci sia Vampire Savior ad agosto? Vampire, ok. Sto iniziando a sudare come un maialetto. Azienda ancora in piedi, tutto merito mio, naturalmente. Ricordiamo che metà della gente assunta dei miei follower è stata assunta grazie alla benedizione pezzifera, quando ancora funzionavo pure da santone. Bella questa sfida, attenzione. È molto importante saper fare le combo, ma è molto difficile riuscire ad avere la lungimiranza di vedere questa formazione di combo. In quanto bisognerebbe piazzare le palline, ma veramente per me è troppo difficile. Io ho fatto una partita oggi per settare i tasti perché vi dico che ho avviato FightKid, cioè, e mi è partito un aggiornamento, quindi pensate da quanto è che non lo utilizzavo. E che non utilizzassi, scusatemi. E non mi ricordo assolutamente come si gioca questo gioco. E quindi andrò a caso, a sentimento. Invece qua c'è gente che, a quanto pare, sa come si gioca. Sa come si gioca. Combo anche per Raptor. 6 linee. È morto. Cattivo cliente. Cattivo cliente. Dinobob, cattivo cliente. Però ricordiamo sempre che c'è il loser bracket, quindi, come abbiamo visto già nell'ultimo torneo, una risalita assurda in tutto il loser bracket si è portata in grand final.
Quindi tutto è possibile. Perché ricordiamo, questo è il bevo. Ed io solo so quanto adesso dovrei bere. Bici bash a settembre, ecco, ok, perfetto. Ok, 2-0 per Linobob. Bravi ragazzi, bravo Davo che hai provato a fermare il Linobot. Che però, ahimè, è veramente sempre molto OP nei puzzle game. Ahimè per noi, non per lui. Complimenti Lino, team pezzo, bravo, grazie mille. 41 mesi? Ma te sei matto? È 41 mesi che sei assunto, madonna che contratto che abbiamo staccato. Grazie mille. Ciao Sisma, lascia perdere che Steve mi ha riscattato anch'ello il Jaja Bajula, ma è stato sfanculato stasera perché non posso neanche accendere il ventilatore, quindi ben ritrovato. E, allora, Rick e Steve, ragazzi. Rick e Steve, FT2. Anche voi, primo quarter final. Andiamo a vedere chi passerà nella prima semifinale di questo torneo. Grazie Peppone, 44 mesi invece te con in fila per 6 con il resto di 2. Grazie Peppone, grazie mille. Grazie. Grazie a tutti, davvero. Sentitamente grazie. Sentitamente sentito questo grazie. Allora. Boom. Magician contro Magician. Attenzione, mirror match. Io non mi ricordo neanche che personaggi andassero presi. Forse se vedo le faccine me lo ricordo. Questo forse era forte. Con il ventilatore invece cambia. Ma sai che sì? Ha fatto un temporale 2 orette, ha rinfrescato da bestia. Il problema è che io sono mansardato, ho tenuto tutto il caldo tutto il giorno e di qua non arriva un filo d'aria. Con il ventilatore mi cambia molto. Oggi ho fatto la live col pupazzo di Taz, col ventilatore, non ho fatto una goccia di sudore. Stasera ne sto facendo. Massa. Attenzione che ieri, mentre ero a FK, ho visto Steve che si stava allenando a questo gioco e se non sbaglio l'ha pure fatto 1cc, e quindi attenzione, che non vuol dire perché ha palesemente giocato con la CPU a livello 0.5, però si è allenato, seppur per poco si è allenato. Io l'ho spiato ieri, ah vedi? No, io sono entrato, gli ho fatto la battuta e sono uscito perché non potevo rimanere. Era solo per disturbare, come al mio solito. Attenzione, rimonta di Rick. Questa volta Rick è messo in maniera molto più rilassata che non quella di Steve, che però ha il potere delle fiorellini rossi pronti a essere scoppiati. Attenzione, prova la combo. E riesce e continua. Però anche Rick adesso ha il potere del trifoglio rosso. Lo fa. Seconda combo, 6 line, è andata. 1-0 per Rick. No, cosa dico? 1-1, cosa dico? Scusatemi. La bella del primo match. Ma perché non segna i punti, sto coso? Ah sì, ci sono i ballerini lì. Ci sono i ballerini. E poi, alla fine, è un 3. È un FT3 in un FT 2-0, esatto. Mi sono reso conto adesso che la partita di per sé è un FT3, quindi abbiamo fatto bene a fare FT2. Perché sennò probabilmente venivano un pochino troppo lunghe. L'ho visto adesso le ballerine messe, ma è perché è tutto piccolo, quindi... Attenzione, sono messi tutti e due abbastanza bene. Bella combo, un bel pilottino verde. Steve potrebbe rompere i blu e avere poi la combo verde, ma è... Era troppo pericolosa, 3-0. E quindi 1-0 per Rick Hunter. Vediamo se cambierà. No, rimane uguale la scelta dei personaggi. Entrambi con i Magician. No,
Bisognerebbe provare a liberare il fianco ai colori, mettere dietro a quel colore altro colore che è dietro a quel colore, e di fianco a quel colore quello che se scoppi va dietro quel colore, fare una combo di colori. Ma il tutto è molto difficile sia da spiegare che da fare. Ciao Iruma, come stai? Ben ritrovato. Siamo in torneo. L'importante è il colore, esatto, esattamente. Sostanzialmente si racchiude tutto in questo. Il colore è anche il calore di questa tiepida e mite serata di agosto. Rick è messo bene, ma se Steve riuscisse a scavare in quelle gialle per arrivare alla spada potrebbe salvarsi, perché Rick adesso ha la spada, lo fa, ma ne ha poche palline. Ne ha molte di più Steve, che se riuscisse a mettere non ce la fa, quindi ecco. Sono caduto? No, ci sono ancora, sono andato rossissimo per un momento, forse ci sono ancora. Forse non è caduta la connessione. Eh sì, l'abbiamo visto tutti che si allenava lì, che sbirciavamo, però le sta pigliando. Sì, ci sei, grazie Paolo. Ho visto tutto rosso, ho detto alle feature. Stava già per partire il bestemmione, però ho detto aspettiamo, perché mi è già capitata una volta. Si è fermato per un secondo. Ma Paolo è in ferie, non credo che possa venire su Discord, Peppe. Lasciatemelo riposare, per favore. Lasciatemelo riposare. Perché il Retro Festival, Dio solo sa quanto sia un lavoro, effettivamente. Attenzione. È tutto molto bello. Aiaia, ha un po' panicato. Attenzione, potrebbe fare una combo. Va in combo ed è però, vince di nuovo Rick, che ha per le mani la palla del semifinal point. Attenzione. Magari Paolo sei in vacanza, magari anche no, va bene che siamo tutti belli, bravi, simpatici, però non preferiamo il Retro Festival alle vacanze, attenzione. Bene, Rick si sta facendo un bel castellino di palline, tutte colorate, tutte ordinate, ma Steve qua ha fatto una bella combo. Sono lì, ma ci ballano quattro palline, ci ballano quattro palle che sono quelle dei due Magician. Attenzione, giallo, spada gialla che potrebbe chiudere di fatto l'incontro per Steve, ma cerca di fare la combo, non capisco cosa cerca di fare. Ha aspettato un pochino troppo, ma è ancora riuscito a chiudere. Rick non è riuscito a fare il buco per arrivare anche lui alla spada gialla. Ricordiamo che spada gialla, quadrifoglio, no, famosissimo trifoglio rosso e tantissimi altri cose di altri colori che non mi ricordo, coppa verde e basta dire, e stella blu, fanno sì che se tre palline, due o più palline vanno a scontrarsi contro quella sfera, fanno scomparire tutte le sfere di quel colore, con la probabilità molto alta di una combo. Esatto. Quelle sono 6 però, Paolo. Attenzione, 6 line. Controbatte, però Rick si è tenuto molto. Salda la spada! Ma non è bastato. Che rimonta, la remontada 2-2. È possibile. Bella point per Steve, che vanifica 2 match point per Rick Hunter, è possibile comunque match point, ennesimo match point per Rick, che potrebbe fare semifinal, e infatti san, due colpetti steso e la Spagna esce dal winner bracket per il momento, perché potrebbe comunque tornarci dopo. E adesso vedrete la partita più veloce della storia, perché sono tutti cazzi miei, proprio detta utilizzando, passando dalla Spagna alla Francia, utilizzando un francesismo, sono tutti cazzi miei. Walter, mettiti pure vai label, arami pure, e GG, caldo arrosto per tutti, esatto. Ok, challenge, andiamo qua, e addio, e figli maschi. Al sottoscritto.
Allora, io mi ricordo che... provo a prendere il personaggio sgravo, ma tanto mi cambia poco. Mi cambia poco. Turtle! E ciao. Sto gocciolando. Lo faccio vincere perché, sapete, nell'ultimo torneo, nel penultimo torneo non ha partecipato. Non ha partecipato, mi sentivo in colpa. Adesso proprio non farlo, cioè, sbatterlo fuori io, poi mi dite che è un problema. E allora, sapete, io sono comunque un po' sportivo, lo sono. Poco, eh. Voilà. Data. Peso di energy. No. Vabbè, dai, ho vinto un round. Mi è andata bene. Io ho fatto pena al gioco. Ho fatto pena al gioco, mi ha messo la cosa subito lì. No, voglio fare così. 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 E ciao. Devo fare un pochino più lento. Ok. E GG è uno. Buonasera. Ciao Loro, come stai? Grazie per l'imbocca al lupo. Vai, Mirror Match. Perché sicuramente il personaggio sgravo non può avermi battuto così facilmente. No, ha cambiato lui. Personaggio del DLC, esatto. Come stai, Loro? Tra l'altro, come va? Non siamo lì lì? Non siamo lì lì? Lì lì per lo sboccio? No, è troppo fuori dalla mia portata questa cosa. Questa cosa che sta succedendo. Questa cosa che sta succedendo che non sto neanche capendo cosa stia succedendo. Devo aspettare. Blin 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 tua sorella, cioè. Blin blin, la sorella del terzo occhio di. Del personaggetto di Walter. Siamo lì per partire per le ferie, beato te, io sono appena rientrato. Ferie. Ve l'ho detto, la partita più combattuta degli ultimi 50 anni. GG Walter. Allora, aveva già messo preventivamente la vittoria 2-0 prima di giocare. Io ho visto che aveva già messo 2-0 ancora prima di iniziare la partita, ma va bene, ci sta, va bene, ci sta. Umbe contro Peppe. Ciao Gianmarco, buonasera. Sì, hai ragione, ho visto che si refrescia da solo, ma è l'abitudine. È l'abitudine. Me l'avevi anche detto, ma l'ho notato, però è l'abitudine. Ormai è l'abitudine, perché ogni tanto mi si blocca anche il PC.
Però è una feature talmente incredibile che non ci credevo. Che non ci credevo. Però c'è. Perché adesso skillpro.gg si aggiorna da solo. Allora, chi ho detto? Umbe contro Peppe. Quando volete, andate pure. Ho un colorito tazzesco. Sono abbronzatissimo. Sono abbronzatissimo. Sono mai stato così abbronzato in vita mia, lo dicevo oggi. Uè, figa. Uè, figa. Allora, spectate. Eccoli. Il chariot contro la popputa. Ah, stavo dicendo, Peppe non ha settato i tatti, invece poi è partito. Un refresh a pezzo perché stai bloccandoci il PC. Io lo faccio sovente, sempre di continuo, perché quando vedo il PC che è un pochino bloccato, o comunque quando fa cose strane. Oppure che è un po' che non si blocca, refresh in automatico proprio per far sì di dire: oh, toh, non è bloccato. Umbe lo vedo bello, bello tosto, eh. Guarda Peppe anche. Questa è una bella sfida, ragazzi. Guarda lì, zan zan zan. E anche dall'altra parte. Bel salvataggio, però chiude, mi sa che chiude Peppe. Bel salvataggio di Umbe, però mi sa che non basta. Non basta. Però ha fatto un bellissimo salvataggio. Prima per Peppone, Naivone. Qua comunque sta raffrescando. Anche qua, finito quarto d'ora fa il temporale. Però, afa. C'è afa. C'è niente da fa. C'è afa. Coppa verde per Peppe Knives. Spada gialla per il buon Umbertone. Chi scoppierà per primo il bonus? Credo che Umbe si stia apprestando a farlo. Infatti l'ha fatto. Gli comba, riesce a fare una line che gli basta e porta sull'1-1. Fiero col suo casco. È tipo un Vaseraga Chibi, quello che sta utilizzando, il Chariot che sta utilizzando il buon Umbertone. Coppe di fuori, utilizzo già subito Luke, grazie per la resub, 47 mesi di fila ragazzi, sei uno dei primatisti, Come stai caro, tutto bene? Come procede l'estate? Vacanze, lavoro? Tutto a posto? O si deve ancora partire? Sei tra i fortunati che deve ancora partire? Lavoro però, va bene, io rinizio martedì, ho dato purtroppo. Purtroppo le mie ferie sono finite. Purtroppo. Comunque, grazie mille per l'esame. Benvenuto e ben ritrovato. E questa sera si torna in Inza. Magical Drop 2. Questo hanno messo pioggia con 4 giorni di sole, che sono i giorni in cui qualcuno andrà in ferie, sicuramente. A me, guarda, a me il discorso. Io adoro i temporali estivi, eh. E soprattutto odio il caldo. Mi manda un po'. 1-0 per Umbertone, che tra l'altro in rimonta riesce a seccare il buon Peppone. Mi dà un po' noia quando fai disastri. Tipo oggi, in un paese a una trentina di chilometri da me, sono scesi mandarini proprio, di grandine. Di cazzi così. Colture, macchine, chi più ne ha più ne metta è una merda, però sicuramente con un'estate calda così da refrigerio e da sollievo, però se devi mettere in ballo anche tutti i disastri che combina dici vaffanculo anche, però boh, speriamo in bene. Comunque, benvenuti a tutti ragazzi, state assistendo alla settima giornata del Retro Championship. Bevo, la lega più setata che esista sulla faccia della faccia. E questa sera ci stiamo sfidando con niente, mi viene da dire Money Puzzle Exchanger con Magical Drop.
seconda volta su questo canale, torneo di questo gioco, e Puzzle Game, che come vedete fa sì che le palle vengano spaccate per colore. Attenzione, rischio per Umberto. Sciallo, sciallo Peppe, però guardate che rimonta, rischia un attimino Umberto, riesce. Stella blu per Peppe deve essere veloce perché Umbe è carico, questa volta combo anche per Peppe, contro combo anche per Umbe, vediamo un attimino come sta andando questa situazione, attenzione, non della rossa è inciarmato, come si dice da noi, si è inciarmato, si è incastrato il peppone con la sfera rossa invece della sfera verde, quindi match point, semifinal point per Umberto Pes. Attenzione, questo gioco è un po' una filosofia di vita, prima o poi ti spacchi le palle, esattamente, precisamente, di qualsiasi colore esso sia. Comunque lo vedo bello tonico, Umbe, bello veloce su questi tasti, che ricordiamo questo gioco si mangia un pochino gli input rispetto al 3, ma io, visto che voglio complicarvi sempre più la vita, vi ho messo quello che si mangia gli input. E 2-0 per Peppone, 2-0 per Peppone e sì, per Umbe e bravi ragazzi, bravi, bel match. Quindi guardate qua che qua, visto come si è aggiornato tutto da solo, punto esclamativo skill pro, ragazzi. Allora, Twinkle contro Linobob, ragazzi. Twinkle contro Linobob. Signori belli, intanto vediamo lato loser se si può fare qualcosa, se avete già fatto. Non si può ancora fare niente, bisogna aspettare. Quindi, Twinkle contro Linobob, quando volete partite pure, ragazzi. Intanto qua si stanno allenando Steve e Rapture. E boom, ho sbagliato. Alle bande nere perché ho fatto una cazzata. Non volevo chiudere e riaprire, quindi vi beccate questo match con un po' di bande nere. Comunque mi avete fatto togliere le scanline l'altra volta. Io pensavo di aver fatto una cosa bella e gradita, aver messo le scanline, invece mi avete subito uccellato, quindi... guarda anche questo Twinkle come se la viaggia, se la viaggia anche lui, attenzione, sarà un cattivo cliente per Linobob. Ci sono le api per il canale di pezzo, cioè le api, sì, io volevo fare la classica sciccheria, però sono scanline forzate, quindi anche a me non piaceva, però mi hanno detto mettilo, che fa molto più. Alla fine mi avete confermato che è meglio senza. Urca. Che macchina, Linobob. Tanto, ragazzi, se volete fare le scommesse, mod, se volete mettere le prediction, fate pure, ragazzi. Vi ricordo che sono aperte le iscrizioni sia per il torneo di Vampire Savior del 30 di agosto, che quello di Pocket Bravery per la Lega Drunk Fighters picchiaduro moderni del X di settembre, non mi ricordo che data, comunque trovate tutto su Skill Pro, perché vi manda direttamente dal sito Skill Pro sulla mia pagina dei tornei. 1-0 per Linobob. La Priestess. Comunque hai visto Peppe che ieri sono andato al concerto di Cristina D'Avena e mi ha fatto tase, non poteva non farmelo. È tostissimo. È il 13 settembre, ok, grazie. 13 settembre, veramente. Ero convinto di averlo messo il primo venerdì. Forse perché, devo vedere. Sì, ho messo ieri sera. Ieri ho messo il video su TG. Ah, peccato. Twinkle ha mancato la coppa per un soffio. Ha messo le tre palline verdi
nel coso di fianco è quello che vi dico, che si mangia un pochino di input questo gioco. Ha messo, era convinto di aver messo la coppa nel punto giusto, invece l'ha messa nel punto sbagliato. È troppo forte Lino Bob. GG Twinkle comunque, e GG Lino Bob, ovviamente di rimando, cioè non è che non possiamo fare i complimenti se uno vince, quindi complimenti a entrambi. Allora, ora aspetta, perché questo non me la vedi che devo fare refresh, allora che non me l'aveva segnato qua il 2-0 di Peppe. Allora Limo, andiamo a vedere lato loser. Allora, lato loser possiamo vedere Steve Gouki contro Rapture, che però forse stavano già giocando in via ufficiale, se no li avrei anche quasi spectati, però stanno ancora giocando. Andiamo a vedere un attimino, tanto questa sera come vi dicevo siamo abbastanza tranquilli come tempo, e quindi visto che questa credo sia la partita ufficiale, e dal momento che sono alla bella, loro non lo sanno, ma se ci stanno sentendo ora lo sanno, li stiamo guardando perché sono alla bella. Chissà se riusciremo a vedere una meravigliosa, sarebbe fantastico vedere una meravigliosa in un gioco del genere. Mirror match, in questo momento leggermente in vantaggio Rapture, quel leggero vantaggio che però gli permette di vincere il primo round. Lì da un trattore. Ho visto Cristina quando avevo 10 anni, io non l'ho mai vista dal vivo. Sempre bella grintosa, eh. Non utilizza la spada Rapture, attenzione, potrebbe essere un rischio. Invece ce l'ha fatta, bravissimo. Steve, anche lui riesce a scoppiare bene i verdi, ma si... mi sa che di nuovo non ha nulla che possa salvarlo, mi sa, Steve, da questa situazione. A meno che non riesca a farsi fuori tutte le palline. Eccoli, in questo caso qua, bellissimo questa rimonta. Attenzione, se riesce a rimontare questo, veramente ha fatto una cosa assurda. Però attenzione, rattura la spada gialla, Era tosta. Ma noi confidiamo in una remontada nel 2-2, quindi nella meravigliosa. Confidiamo? Confidiamo. Ho visto anche un video dove c'erano quelli che cantavano le canzoni di Giorgio Vanni in Giappone. Comunque è storia. Tra l'altro ha detto che ha scritto la sigla per un cartone animato che uscirà a breve su, mi sembra, Cartunito, e ha fatto la sigla, e sotto sotto ho capito che potrebbe essere un qualcosa, non so se è un remake o qualcosa che c'entri con Esploriamo il corpo umano, da cosa ho capito, da quello che ha detto, però non so se sia già uscito qualcosa di ufficiale o ufficioso. Quello che ho capito poteva essere una roba del genere. Attenzione, attenzione. E Rapture elimina per una volta che Steve poteva rimanere tranquillo. Il torneo viene putrificato da il buon Rapture. Ciao Palke, benvenuto, benvenuto. Allora, quindi Palke passa... sì, Palke. Davo passa il turno. Voglio talmente tanto bene a Palke che lo faccio giocare anche quando non è iscritto. Allora, quindi, Twinkolino, però vedi che non me l'ha aggiornato qua. Perché non me l'ha aggiornato? Ok, adesso sì. Allora, prima semifinale, ragazzi, prima semifinale, Rick Hunter contro Venturias. E poi si inizieranno anche a delineare il secondo turno del loser, dopo questi match. Quindi, Rick contro Venturias, ragazzi, quando volete. Ci siamo. Riesce a rompere anche le cose che funzionano. Tra l'altro ti dico anche una cosa che ho notato adesso, te lo dico perché lo sapete, io sono un bug tester che lavora gratis per voi giorno e notte. Mentre c'era il pre-roll, ho creato al volo il torneo di Vampire Savior, al quale, se volete, iscrivetevi, che è già possibile iscriversi.
Non mi ha fatto mettere il privato, quindi la password, in sede di creazione torneo, ma me l'ha fatto fare dopo dalle impostazioni una volta che il torneo era stato creato. Prima non mi ha fatto mettere il privato, proprio cliccavo sul quadratino bianco, ma non mi prendeva il flag. Quello potrebbe essere il mio PC, però ho provato più volte e non mi prendeva il flag. Mentre una volta che ho creato il torneo sono andato in setting e me l'ha fatto mettere. Poi prova, ti ripeto, magari è una cosa che è andata in bomba a me un attimo. Però già che faccio un lavoro completo. E qua ci abbiamo l'altro automa, eh. Qua ci abbiamo l'altro automa, attenzione. Attenzione. Tanto, prima uno e poi l'altro ce li troveremo tutti contro. E prima o poi si scontreranno anche loro per un grande ritorno. E Venturi scontro Rinnovo. Ma non diamo per spacciati neanche gli altri semifinalisti, eh? Non diamo per spacciati neanche Rick Hunter, che al momento forse stava. No, non sta più guidando la classifica perché in testa alla classifica, se non sbaglio, c'è Venturias. Però siamo tutti. Eravamo tutti lì. Anzi, posso dare un'occhiata alla classifica generale del campionato se vogliamo, mentre loro si mazzuolano. Quindi, fatemi un pochino vedere se riesco a recuperarla al volo. Ma perché? Perché mi fa questa cosa? Questo? Ma perché mi fa fare login? No! Eh no! Boh, ho perso anche quello, fantastico. Come sta andando qua? Sento una bella resistenza, una bella resistenza dal partigiano Rick Hunter, che però non ce la fa e perde il primo match. Il partigiano Rick Hunter mi è piaciuto. Non capisco perché non mi faccia più eccetera. Ogni parola è una sentenza. Vabbè, oh ragazzi. Allora non posso più dire niente. Allora non posso più dire niente. Non posso più dire niente. Boh, ho perso la classifica, ragazzi. Ho perso la classifica. Quindi ci rimetteremo poi agli screenshot che ho fatto. E poi continuo. Farò un altro Excel. E buonanotte. Vabbè, a parte che posso anche comunicarli a Rick, visto che lui ha tenuto traccia di tutto, quindi. E attenzione, attenzione. Match point, final point per Evendurias. Il partigiano Rick Hunter prova la resistenza. Ma è dura, è dura, è un automa. Ciao Meluz, ciao Meluz. Sabotaggio, no, ma ho tutto, ho tutto.
Probabilmente mi è andato un po' in bolla qui la faccenda, ma poi recuperiamo tutto, non vi preoccupate. Non ve lo dico in questo momento, ma potrei farlo perché basta andare a recuperare lo screenshot. Anzi, mentre poi guardiamo la seconda semifinale tra Umberto Pessa e Dino Bob, vi vado a riprendere un attimino com'è la situazione del campionato. Quando volete, ragazzi, GG a Rick e GG a Walter. Come stai, Meluz? Ben ritrovato. Allora, andiamo a vedere se riesco a dirvi un pochino com'è la situazione. Se vado sul mio Discord, sotto Retro Championship l'avevo mandata la situazione. Eccola qua. Ok, adesso appena loro iniziano, rispetto e ve lo dico comunque. Sostanzialmente, Even Durias è in testa al campionato con 33 punti. Rick Hunter, che è appena stato sconfitto da Ello, da Idu, ha 29 punti, quindi ballavano 4 punti, ragazzi. Oggi ci sarà un distacco, perché anche Lino Bob in terza posizione ha 28 punti. Secondo me, ragazzi, questi due, che molto probabilmente saranno i due finalisti di questo torneo, staccheranno un bel biglietto per l'allungo in classifica ai danni miei e di Rick, perché io comunque sono a 26. Praticamente Venduras in prima posizione 33 punti, Rick Hunter 29 in seconda posizione, Lino Bob 28 in terza posizione, io 27 punti in quarta posizione. E subito dopo Maserati 20, Umberto Pessa 18. Quindi era un bel campionato prima di mettere sto gioco di merda. Non so perché mi è venuto in mente di mettere questo, ma l'ho fatto. Ok, intanto in loser, come dicevate, Twinkle Peppe, esatto, Twinkle Peppe. Dobbiamo andare avanti con. Ah, già fatto. Ok, grazie Walter che mi ha mandato avanti anche in loser. Grazie mille. Quindi Twinkle Peppe e Rapture contro me stesso. Quindi dopo andiamo. Finita questa semifinale, andiamo a vedere. Prima sbirciamo il match Twinkle e Peppe se non è ancora finito. Dopodiché andiamo a fare il mio contro Rapture in loser. Così almeno la finale ce la teniamo per dopo. Comunque, benvenuti a tutti. Chi si fosse connesso solamente adesso. Primo punto per Lino Bob. Che si rivela essere l'aratro che tutti conosciamo. Ma forza Umbertone, siamo tutti con te. Non che, ripeto, tifiamo contro Linovob o contro Venturias, ma da che mondo è mondo, noi sportivi tifiamo sempre per quelli che partono sulla carta sfavoriti. Sostanzialmente perdete, merda, voi che siete forti. Hola, ora, ora, ora. Ah, le rosse, Umbe, le rosse, le rosse, le rosse. Ah, le verdi. È andata. Che gioco infame. Che gioco infame. Attenzione, match point, final point per Lino Bob. Entrambi scoppiano la palla bonus, entrambi scoppiano il ghiaccino. Attenzione, ghiaccino di nuovo in mezzo alle scatole di Umbe, che purtroppo perisce contro la pressa umana Lino Bob. Quindi, io non vi faccio neanche rivedere la classifica, il bracket, perché tanto sapete com'è. Andiamo a vedere direttamente cosa sta succedendo tra Twinkle e Peppe. Questa è il loser quarter, ragazzi. Fatal error. Guru meditation. La meditazione del guru. Aspettate. Intanto lo fa. Il guru deve meditare un attimino. Il guru ha meditato. Forse. Ha meditato. Olè. Bravo Umbe e bravo Lino. Potenzialmente sarà il torneo più rapido che abbiamo mai fatto, perché un'ora abbiamo praticamente finito. Un'ora e mezza ci siamo tolti il fastidio. Il caldo e il venerdì sera.
la squinzia di Peppe fa vedere le sue anfore, cerca di versare le anfore, ma non ci sta. La bibliotecaria stregoniera pretessa di Twinkle che di rimonta quella blu in basso a destra, quella blu in basso a destra l'ha fregato. Dopo Tursi, forse, io ce l'ho. E ad agosto, quando la sera inizia a fare quel bel freschino che viene notte un pochino prima, ci sta. E vi manderò la foto, perché ad agosto la magnerò. Tanto ragazzi, per gli interessati, grazie al nostro PR Tancro, siamo venuti a conoscenza che sono in vendita i biglietti per la Milan Games Week, quindi si possono già comprare a prezzi leggermente più competitivi che non quelli a ridosso della data, quindi se siete interessati a vederci là, io sostanzialmente ci vado tutti gli anni, penso che ci tornerò anche quest'anno, ci si può vedere alla Milan Games Week. Intanto Twinkle si porta a casa il primo match, che la su di subito e addio proprio, addio, perché poi puzza anche il sudore, puzza tutto. Anch'io la voglio, maledetta. No, ma comunque io, voi scherzate, ma io ci avevo pensato a portare il fornello da campeggio alla Games Week, metterci fuori dove tipo abbiamo mangiato l'altra volta nel parcheggio, pentolino, verdura, però poi il problema è che non puoi più entrare negli stand, non puoi più entrare nei capannoni perché sennò ammazzi tutti, ma tutti compresi, cioè, ti cacciano secondo me. Perché o la mangia tutta la fiera o se no è finita. Decidiamo il giorno. Sostanzialmente io direi come sempre il sabato. No? Sabato era domenica? Sera? Era sabato, no? Sembra. Comunque lo decidiamo poi con calma. Aprire il baracchino e vendere anche. Secondo me mi denunciano appena capiscono cosa faccio. Peppe ne aveva due in mano. Ne aveva due in mano, non ci stavano più da nessuna parte. Primo punto nel secondo match per Twinkle. Attenzione, parliamone che sto maturando ferie extra. Ma tu devi tenerle per Nizza, non per quella cagata della Games Week. La cagata della Games Week è per noi che siamo abbastanza vicini, è un giorno come un altro per andare e stare qualche ora assieme, perché poi alla fine lo vedete, quando è sempre un casino, tipo io a cena non riesco mai a fermarmi e quant'altro. A Nizza, quando parteciperemo, oltre che andare a vedere all'Evo Europe, lì sì che bisogna esserci. Ah, c'è anche un evento di Street Fighter lo stesso mese, ok, allora, ma a Milano o a Roma dove lo fanno di solito? Perché se a Milano, allora a sto giro ti fai un mese a ottobre, un mese poi, ottobre dell'anno prossimo, a Milano, allora top, top. Ma cos'è, un altro OTB? Tanto come sei messo, sei arrivato a Legend con Akuma. A Redline, ok. Madonna, le orecchie quante sono. Vabbè, tanto che... Anche se non sento l'audio va bene lo stesso. Ma chi le fa le ranked? E cosa giochi? Sono in stanzetta? Come sei asociale? Ranked uguale morta. Infatti io sono retrocesso. Ho fatto una ranked da quando sono rientrato, cioè oggi. Cos'è che ho giocato? Non mi ricordo se oggi o ieri ho fatto una partita veloce. Ieri sera ho fatto una partita veloce. Non mi ricordavo di aver smesso di fare ranked appena la promozione in Diamond, comunque poco dopo. Ho fatto un match, ho perso, sono retrocesso a platino e ho chiuso. Gioca dalla sua stanzetta, ok. Hai rischiato di arrivare a Celeste? Ma veramente mi stai pigliando per il culo? Ma con Giorro? Con Giorro o con quello nuovo?
comunque scaldatevi anche con Strive, eh. Scaldatevi anche con Strive perché Drunk Fighters. Scaldatevi anche con Strive, anche perché c'è pure sul pass, quindi proprio non avete scuse di nessuno con il tuo Giorro, ok? Dovresti farmi scuola, di Giorro. Anche se a me piacerebbe riprendere Sing. Ma io Strive lo sono negato completo. Strive secondo me è... Chissà se mai ci sarà nel Bevo Drunk Fighters. Se ci sarà, ci sarà, ci sarà. Non pigliamoci per il culo. Secondo me sarà un torneo della Madonna. Perché ci abbiamo gente veramente, veramente forte a quel gioco. E sarà molto divertente. Tutto il mondo ce lo invidierà. Sinti ci vedo molto di più. Ma io starò con Kai tutta la vita. Però Sing c'è stato un momento che l'avevo studiato un pochino, però pre... tutte le mega patch. Intanto Twinkle passa il turno e se la dovrà vedere con Rick Hunter. Dicevo, sì, l'avevo provato quando era uscito, mi piaceva molto, l'avevo studiato molto bene, poi sono uscite tutte le mosse, quello tipo quarto Dust, quarto indietro Dust, tutte quelle cose lì, non ho più toccato. Quindi io ho provato l'altra volta, non mi usciva più niente. E... disastro. Allora, Davo, tocca a noi. Sì, Kai, esatto. Però Sing, col suo bandierone, mi piace molto. Allora, dove sei? Perché non ti vedo? Ah, perché sei una available, not available. Se ti metti available, ti sfido, ti sfidazio. Comunque, complimenti a Peppone che abbandona il torneo e complimenti a Twinkle che passa avanti. Rick, Twinkle, se volete potete anche iniziare, come volete, se no aspettate, così le ma aspettate, va, così le guardiamo. Tanto non abbiamo, a meno che non abbiate fretta voi di andare a dormire o uscire o cos'è, se volete aspettare ve l'aspettiamo, se no come volete, se volete giocare, giocate pure. Allora, proviamo lei, dai. Allora, io sono questo qua. Guardate la tecnica, eh. Allora, la tecnica è questa. Così, 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 così. Ecco, ho sbagliato. Così, così dovrebbe fare la combo, credo. Però sì, devi essere abbastanza studiato per fare una roba del genere. Non devi essere il primo pirla come il sottoscritto per fare una cosa del genere. Più che altro per farne altre. No, ho sbagliato. No, ho sbagliato di nuovo. Togliti. No, avevo fatto la cosa del fiorellino, maledetto. Non ho fretta, perfetto, ottimo. Pensate che io non sappia giocare, effettivamente non so giocare. Ho scelto questa. Come on.
Scusate, io quando gioco sono sempre molto concentrato. Che si vinca o che si perda, sono sempre molto concentrato. Cosa ci faccio con questa adesso? Io un MZ di dove metterla ce l'ho. Ma non posso dirlo. Nel prime time. Andata. Ma cosa ho fatto? È andata. Ero sopravvissuto fin troppo. Ero sopravvissuto fin troppo a sto. Oh, guardate che roba che vi faccio, ha detto. Attenzione. È un rischio, eh. Infatti ho rischiato, ho sbagliato. No, lo fai? Al pelo, al pelo. Gigi davo. Gigione. Gigione. Allora, un altro bot. Grazie che si è automoderato. Comunque, Gigione a te, davo. Bravo, bravo. Allora, quindi, Rick Twinkle. Facciamo aspettare i nostri finalisti. Rick Twinkle, andate pure, figliuoli. Quando volete, andiamo a vedere un po' di loser. Bravo Davo, mamma mia, che male. Poi non sono abituato, di solito utilizzo lo stick nei puzzle game, utilizzo il pad che non sono abituato, ci ho già tutto male al polso. E non dovrei averlo, avendolo allenato, però. Eccoli qua. Nel frattempo dopo, Umbe, scaldati, che tocca a noi. Fa ridere dire scaldati con sto caldo. Olè, ci siamo. Plof. Bellissimo suono. Non vogliamo sapere come ti sei allenato. Lo potete immaginare, sia di destro che di sinistro. Scusate, mi ero dimenticato una cosa. L'ho messa. Mia, mamma mia, Rick. Ho la mossa di far addormentare la mano prima. Allora, attenzione. Coppe per Twinkle, spada per Rick. Rick sta cercando di me. Infatti ha fatto molto bene. Ha costruito il castello per fare la combo.
cerca di uscire. Twink è una posizione un po' scomoda adesso, una posizione un po' scomoda, ma bravo, bravo, l'ha presa molto bene, ha preso tutte le blu, molto bene. Ah, ottima questa mossa, color di tutto rosso, riesce, deve cercare di spostarsene, riesce a rifiatare molto bene, riesce a rifiatare molto bene, nessuno al momento ha il buff fuori, ci sono solo un pochino di ghiaccini che questa volta potrebbe sfruttare Rick, infatti lo fa, ma sono messi molto molto sparsi, quindi alla fine è servito e non è servito. Twinkle nel frattempo la pulizia, pulisce anche lui i suoi ghiaccini molto bene. Prova la combo, ma non gli entra. E Rick questa volta riesce però a portarsi in vantaggio per quanto riguarda le linee. E soprattutto la tranquillità, avendo molto, molto schermo a disposizione per quanto riguarda le manovre delle palle. È proprio una chat di uomini. Sì, potremmo fare tranquillamente un censimento, Potremmo fare tranquillamente un censimento. Allora, coppa, la coppa della vita, la coppa della vita, scavare. Come fa? Non aveva posto, non aveva posto. Eric si porta a casa il primo punto. Living la vida loca. Living il pate d'oca. E mi piace il giallo ocra. Non scoppiate subito il bonus, ascoltate me. Non è vero, la prima cosa che ho fatto io quando ho giocato con Even, ed è l'unica partita che ho, l'unico match che ho vinto con Even, è perché ho scoppiato subito il bonus. Però effettivamente è più probabile fare punti non scoppiando subito il bonus, perché poi avete più palle e quindi può succedere più cose a schermo. Però è comunque sempre un rischio, una strategia. Una strategia di morte. Si manifesta la coppa verde per Twinkle. Però questa volta Rick è partito molto bene, è partito molto bene e si porta già sul primo match point. Forza Twinkle. Fa sì che la tua pretessa, la tua papessa sfogli il Vangelo o quello che sta leggendo e che riesca dalle sue mani a tirare fuori una lustrata di palle degna di nota. Di nota. Sto facendo volutamente delle battute sconce e più scontate dell'universo per un po' di lore. Ecco, mi ero dimenticato anche questo. Dire la verità, il suono della risata doveva essere un altro, ma non posso per questioni di copyright. Bella questa mossa, attenzione. No, mamma mia. Mamma mia, puoi farlo? Puoi farlo? L'ha fatto, l'ha fatto. Non l'ha fatto! Il verde! Il verde! Il verde, Twinkle, il verde! Ah, un pelo tardi, secondo me. Un pelo tardi, perché adesso anche Rick c'era pronto. Un pelo tardi. Però bravi, bravi, bel match. Twinkle ci saluta, però con le unghie e con i denti è arrivato fino al quarter loser. E GG, bravo Rick che si porta in loser semifinal e se la dovrà vedere con chi vincerà la sfida, con Umberto sostanzialmente, perché chi vincerà la sfida tra me e Umberto, che andremo proprio ora a fare. Entrambi. Bravo Rick e bravo Twinkle. Ok, Umbe, se vuoi metterti a Vi-Label. Pezzo, dica, non gufare. Eh no, io devo farlo per contratto. Devo farlo per contratto. Bell'uomo che c'è qua sullo sfondo. Non in camera, dico l'altro, quello lì. Ma sono sempre io. Allora, diciamo che mi ha portato bene questa, continuiamo a usare questa. Ah, mamma mia, Umbe vince. Umbe è forte, Umbe vince. Umbe, questo gioco è veramente fortissimo. Umbe Miara, Umbe Miara. Cazzo, Miara lo stesso. Miara veramente. Tanto è palese. Succede una cosa del genere. Aiuto! Aiuto! Prendila! Ah, sbagliato!
Beh, alzo le mani. Non so cosa fare. Non so cosa fare. Sono rimasto direttamente fermo. Perché non è scoppiata? Cosa fai? Cosa fai? Cosa prendi? Ho sbagliato tutto. Blu. Figliuoli, figliuoli, è giunta la mia ova, è giunta la mia ova. Ma non è detto finché non è detto quando è detto, ma tra poco sarà detto e quindi sono fottuto. Proprio adesso. Allora, facciamo così. 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 Sei drogato. Siete voi che mi fate mettere il pigiamone alle 4 del pomeriggio. E poi già che ci sono un po' di effetti collateraggi. Vabbè. Vabbè. Tac. Voglio prendere il bimbo gatto col moccio. Eh sì, per i daltonici non è il massimo, effettivamente. Allora, facciamo così, così. Poi, questo lo metto qua. Questo lo metto qua. Però queste rompono i coglioni, quindi questo lo metto qua. Questo lo metto qua. Queste le metto qua. Questo faccio così. E ho fatto una cazzata. Vabbè, ma blin 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 cosa? Ma blin blin cosa? Blin blin cosa? Lo sento anche senza le cuffie. Ho la facoltà di mettere sempre dove non devo mettere le mie palline. E vabbè, ma scusami, ma ti ho tirato il mondo. Mi affosso. Mi affosso come il mocciolo del mio personaggio. Vi saluto così. Come il Titanic. Vado giù. GG, bravo Umbe. E boavo, boavo, boavo. Era FT3, no? Era FT3, l'avete detto, l'avete sentito tutti, no? Bravo Umbe. E quindi lo streamer vi saluta e visto che è uscito dal torneo, raidiamo una qualcuno e vi saluto. Andate a farvi il torneo per i cazzi vostri. Da Pezzi Nerd è tutto, alla prossima, ciao.
Ma va a cagare! Scherzavo, scherzavo, scherzavo. Ma no, no, t'ho graziato, non è che t'ho graziato prendendo quello, non so giocare io a questo gioco. Allora, quindi, loser semifinal tra Rick e Umbe, ragazzi. Loser semifinal tra Rick e Umbe, e poi per forza di cose dobbiamo andare a vedere la winner final. Allora, Rick e Umbe, quando volete? Tra l'altro non funziona più il del televisore che si spegne, non capisco come mai, poi dovrò vederla sta cosa. Credo di aver schiacciato qualcosa che non dovevo schiacciare su OBS, molto probabilmente. Allora, loser semifinal, Rick Hunter contro Umberto Pessa. Il streamer non è vero. Sì, vabbè, sono pezzo, mai stato così pezzato, giusto che se vogliamo dire cose ovvie. Meno male perché ogni volta mi partiva un orecchio, l'unico che... È vero, era abbastanza forte quel volume lì. Un pochino come anche la transizione, eh? È un po' fortino. Però non so abbastanza, quindi me la tenete così, ok? Vi togliete le cuffiette. No, ma me l'avevano già detto, è solo che non sono capace di abbassare il volume di sti video. E quindi me la tengo così. Mamma mia, Umberto è partito come un treno. Vuole tornare in winner bracket. Attenzione. Umberto pressa. Umberto pressa. E la pressa di Umberto pressa che pressa il giocatore Rick Hunter, che però non se le fa. Non se le fa mandare a dire, perché anche lui sa come si gioca a Money Puzzle Exchanger, che era il gioco del secondo torneo. Questo qua è sempre Magical Drop 2. E comunque, per rispondere alla domanda di Davo, sì, mi sono drogato, ok? Quindi lo sappiamo. Un lazzare di questo posto. Attenzione, primo set point per Umberto. Vediamo se riesce a bloccarlo, Rick Hunter. Mette le blu, riesce a fare una bella colonnina con le palline, fa una bella L, anzi una F girata, ruotata, specchiata, ruotata di 90 gradi anteriori, una F orizzontale, una famosissima F orizzontale. Combo con i fiorellini, peccato che non avesse fuori palline rosse, però gli è bastato per vanificare il primo set point per Umberto Pessa. Vediamo se riuscirà Umbe a conquistare il primo punto o se Rick andrà sul 2-2, quindi portandoci alla bella nel primo match. Vediamo un pochino. Tanti ghiaccini per Rick, che li scoppia in verde. Però è troppo veloce, tira fuori la sua rosa. E come lo starnuto che parte al suo magician, è stato veloce. E fulmineo, in questo caso, Umberto. Anzi, su. Forza, Rick. Fateci vedere la bella. E che dico la bella? La meravigliosa. Ricordiamo che la winner final, la winner final, la loser final e la grand final ed eventuale reset saranno FT3. Uff. Bella lì raga. Bel castelletto per tutti, utilizza i ghiaccini Rick. È un pochino in difficoltà per quanti colori strambi vedo nella schermata di Umbe, che però ha un bel fiorellino rosso, anche Rick però ha la spada gialla. Attenzione, il primo che riuscirà a scoppiare probabilmente stancerà la fine dell'avversario. Vediamo chi riuscirà. Umbe è riuscito a scoprire il fiorellino e infatti l'ha scoppiata prima Rick ed è riuscito a concludere portandosi su il primo punto nel secondo round.
primo round del secondo match. Sempre un pochino di problemi a inquadrare set, match, round, point, crates, crutch, fruits. Spade per tutti. Ok, pochi punti, 5 line però, 5 line per Rick. Se le sorbisce il povero Umbe, il povero malcapitato magician di Umbe, che però non ci sta, fa vedere il pugno, dice ce la faccio, infatti con una onda energetica riesce a mandare su la sua distesa di palline. Più un'onda, più che un'onda energetica sembra un mini Rasengan. Ecco, quasi alla fase finale, bella combo di... cioè bella possibilità di combo per Rick, però mette le rosse dove ci andava una gialla, infatti riesce a scoppiare solamente mezza gialla, attenzione, ha fuori la spada Umbe, è molto vicino, non gli serve neanche perché non è riuscito a guadagnare un vantaggio abbastanza consistente. 1-1 il conto dei round nel secondo match, questa volta l'ho detto giusto. Ricordiamo che Umberto è 1-0, chi vince questa partita andrà in loser final e dovrà vedersela con lo sconfitto della winner final tra Evendurias e Linovob, che ragazzi andate a chiamare amici, parenti, animali domestici, nemici, finanzieri, fate scoppiare un incendio, chiamate i pompieri, questa cosa qua l'ho detta perché dovevo dirla, perché sarà una partita della Madonna, io ve lo dico, ho già assistito a una partita contro di loro due su questo gioco, quindi io vi assicuro, andate a chiamare, pare, venite, che non ve ne pentirete. Ma qua lo spettacolo è anche all'ennesima potenza, infatti 2-0, 2-1 per Rick il conto dei round nel secondo match, leggermente in vantaggio il nostro Umbertone Pessa che tira fuori, adesso attenzione al rosso combo, questa chiude, e infatti ha chiuso. Ha fatto un'ottima cosa, è riuscito a scoppiare i ghiaccini, tramutarli in gialli, i gialli sono scoppiati, ha combattuto con il rosso che ha fatto un disastro. Quindi, la bella nel secondo match. Quindi in rimonta, primo match point per Umberto e primo loser final point per Umberto, che è partito bene, ma anche Rick riesce a bloccare le line che piovevano come fosse un temporale estivo, cosa che abbiamo appena assistito qua nelle mie lande desolate e non. Guardate come perde gli input questo gioco, l'ho proprio visto Umbe e l'ho anche sentito tuonare fin da qua, nonostante siamo diametralmente opposti per quanto riguarda il nord Italia, la bestemmia dell'input perso sulla pallina blu che è stata cagata di fianco invece che su la sorella, e qua non ce la farà mai, se ce la fa è un miracolo. No, 5 line, è finita 1-1, la bella ragazzi, vediamo un po', si sceglie e si opta di nuovo per il mirror match, magician contro magician, ragazzi, let's go, non poteva che essere così, una semifinal, bravi. Parte col botto Umberto, deve correre a ripari Rick Hunter, ce la fa per il momento, ma non ha tante vie di fuga se non il cercare velocissimamente di liberare il muretto perché non ha nessun bonus alla portata. Ce la fa, ce la sta facendo, sta resistendo molto bene il partigiano Rick Hunter, che già da prima contro Linovob si è preso questo nomignolo, e come io lo dico, il partigiano Rick Hunter scivola dai monti e cade e rotola giù per terra, perdendo il primo punto. Rasengan! Bellissimo questa... ecco, sembrava che fosse scoppiato il bonus per Rick, 3 lines, mamma mia. Tutti i ghiaccini diventati gialli dalla parte di Umberto e ottima rimonta 1-1 anche il counter dei round.
molto tirata, ma quello che volevamo, e io lo sapevo con questo gioco sarebbe successo, perché io sapevo che questo gioco per me sarebbe stata la morte, ma sapevo che lo spettacolo sarebbe stato grande, quindi mai, mai anteporre la soddisfazione personale allo spettacolo per gli spettatori, perché noi ricordiamo, siamo intrattenitori prima che giocatori. Quindi lo spettacolo deve farla da padroni, e io sapevo che con questo gioco sarebbe stato spettacolo puro, che è quello che stiamo vedendo. Attenzione, tutti i blooper ricanter, bellissimo questo round, bellissimo, e primo match point, match ball, anzi parlando di palle, primo match ball per Umberto Pressa. Vediamo se ci portano a una meravigliosa, ricordiamo, 1-1 in 2-2 porterebbe alla meravigliosa, cioè la bella nella bella. Match ball, esatto. Gran partita ragazzi, sì sì. Gran partita. Bravi entrambi, molto 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 bravi, non fanno le cose a caso, tipo come aveva sottoscritto. In questo momento Rick ha provato a fare la combo, peccato che ha inserito una verde e quindi non è riuscito a combare. Passo dalla finale! Della loser final, Umberto Pessa, Rick non ci sta, non riesce a scoppiare, si scoppia adesso le rosse, cerca di pulire con le blu. È molto molto in sciallo, è molto molto in sciallo il personaggetto di Umberto Pessa. Rick cerca di scavare, riesce a scavare, vuole arrivare a quella gialla, Ci sta riuscendo addirittura, attenzione. Ce l'ha quasi fatta, quella verde maledetta laggiù, deve togliere quella verde maledetta. Questa volta è difficile. Al pelo. Al pelo, ci stava quasi riuscendo. Bravi ragazzi, partita eccezionale. Bravissimi entrambi. Clap. Bravissimo Umbe che vola in loser final e se la dovrà vedere contro il perdente della winner final tra Evendurias e Linovob, ma altrettanto complimenti a Ricanter che ci avete fatto vedere una signora partita. Quindi, minchia è già qua. Winner, andiamo a vedere la winner final tra... Perché non si è aggiornato? Ecco qua, tra Evendurias e Linovob. Ricordiamo FT3. FT3 ragazzi, sia da ora in poi sono tutte FT3, sia questa, sia la loser final, che la grand final ed eventuale reset, ok? Quindi FT3 e Evendurias contro Linovob, di nuovo il ritorno degli automi, la guerra dei mondi. Tra i due che più conoscono questo gioco, tra i due che più si conoscono, i due che forse più hanno disputato finali all'interno dei tornei di pezzo, del campionato di Nerd e dei Bevo Retro Championship. Evendurias contro Linovob. La mossa è iniziata. La sfida è iniziata. L'ecatombe è iniziata. Volevo fare la voce profonda e mi è uscita la voce di Fantozzi. Che fatica, Umberto, non siete preso più l'indu di cervello in gioco, sì. Mamma mia, guarda che bello! Boh, che rimonta. Ragazzi, siete andati a chiamare quelli che vi ho detto. Andate a chiamare tutto il vicinato, proiettatelo sul muro del palazzo di fronte a casa vostra. Si vedono cose che... Dovrei mettere avviso epilessia, contenuto fotosensibile per quanto vanno veloci, sia uditivo che visivo. Guardate che cosa sta succedendo, io non riesco neanche, devo rimettermi le cuffie per apprezzare il disastro che sta succedendo su schermo. Mamma mia, guardate a che velocità vanno, ragazzi, sono incredibili, sembrano dei coreani. Se voi andate a vedere le finali dei coreani su Magical Drop, praticamente vanno più lenti di loro. Qua è livello Corea, assolutamente. Primo set point per Linovob.
Aia, sei incartato. Sei incartato e Vendurias. 1-0 per Lino, Bob. Loro due sono come Goku contro Cell, che sono talmente veloci che tutti hanno. Esatto, si vede solo. Cioè io quando alzo gli occhi e guardo c'è già uno dei due ha già vinto. Cambia personaggio Vendures, mirror match, entrambi con la giustizia. Perde l'input di nuovo Vendures, mannaggia. Lino Bob invece riesce a completare la sua combo. Bella lì. Che poi il numerino non ho mai capito. 130, 134, bene, cosa voglia dire. Numero di palle scoppiate. O forse il primo che arriva a 0 ha vinto, se non si è morti. Non ho mai fatto caso, onestamente, a questa cosa. Roba. Attenzione, primo grand final point per Lino Bob. Attenzione. Ah, se riesce ad andare a zero vince a tavolino, quindi il primo che arriva a zero vince, ok. Non la sapevo sta cosa. Cioè, la immaginavo ma non ero sicuro. Buona lì. Attenzione, 2-0. Bella combo. Vendures che cerca di tenere a bada la justice di Lino Bob, altresì molto bella l'uscita dal fango della justice di Lino Bob, che non si sta come riuscito. Sono scesi assieme. Sarebbe da VAR questa cosa, effettivamente. Sono scesi assieme. Sarebbe da VAR. Bravissimi entrambi, molto 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 bravi. Tante volte vieni fregato perché tu vedi la fila di palline, ne spari una, sei convinto che scoppino perché ne hai fatte più di tre, tipo Puzzle Bubble, però non scoppiano perché le tre devono essere verticali. E tante volte vieni fregato questa cosa. Attenzione, questa volta è primo grand final point per Lino Bob. Si tiene la spada Lino Bob, ma questa volta Venduria si riesce a scoccare una freccia molto 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 potente al suo arco. Dall'altra parte però una 6 line combo. Attenzione, la spada pronta di Venturias. Vediamo se riesce a trovare una gialla. Riesce a scoppiarla molto bene. Combo di blu, combo di verde, no, combo di verde, sì, ok, questa volta qua 7 line, mi sa che in questa Lino Bob deve fare veramente un miracolo per riuscire a uscirne, e infatti non ce la fa. Che partita, primo match point vanificato da parte del buon Valterone ai danni del Lino Bob. Ah, non va in combo per un pelo. Guardate che la combo che sta cercando di fare Lino Bob ce la fa, esatto. 6 line contro le due, però riesce a limitare i danni. Vendurias riuscendo a scoppiare palline più velocemente delle linee che vengono messe nel suo... E ce la fa. Mamma mia ragazzi. Secondo match point vanificato. Siamo alla bella
nella terzo match siamo alla bella, mamma mia, no, pazzesco, pazzesco, sono pazzeschi ragazzi, sono pazzeschi, sono pazzeschi. 3 line, 5 line, 6 line, pelo questa volta però Lino Boba. Ma dove lo vedete? Uno spettacolo del genere, ragazzi. Lo vedete qui squiglie tutti quelli che dicono che lo spettacolo è la televisione, le Olimpiadi o cosa, ma vedete qua, venite qua a vedere questa cosa, ve l'avevo detto. Ma cosa stiamo guardando? Cosa stiamo guardando? Forza ragazzi. Il 9 line bevo moment personalmente. Voi clippate, voi clippate. Fate clip come non ci possono domani. Sapete che basta fare punto esclamativo clip. Adesso però se è successo più di 30 secondi un minuto fa non ve lo fa più. Però clippate e mettete in clip su Discord per il bevo moment, perché manca il bevo moment numero 7 perché ero in ferie, dovevo ancora sceglierlo e questo fa parte di luglio, eh. Attenzione, ha messo la quinta, la sesta nelle macchine moderne Linobob. Vediamo se Buenaventura ci fa vedere una rimonta spaziale come quella di prima. 2-1 match point per Linobob. 3 match point vanificati prima dai Venturias ai danni di Linobob. Vediamo cosa sta per succedere. Linobob mette la marcia, 3 line, 5 line, 2 line da parte di quella, 5 line di rimando, attenzione! È troppo tardi. Non è mai troppo tardi. Mamma mia, come cazzo fate? Mamma mia. Mamma mia, era tutto dritto, non ci stavano palline. Oddio, 2 line da una parte, 5 da una parte, 6 dall'altra, non si capisce più niente. 4, 6, sti qua. Oddio, non capisco più niente. Siete, guarda, io vi darei la medaglia d'oro a tutti e due. Vi darei la medaglia d'oro a tutti e due, veramente. Siete assurdi, siete assurdi. No, cosa è successo? Si è bloccato tutto. Cosa è successo? Ah, ha vinto. Ecco cosa è successo. Bravissimi, ragazzi. No, perché mi si era bloccato tutto e mi sta facendo caricamento in corso la clip e non capivo. Quindi, 3-1. Mamma mia. Mamma mia, cosa avete fatto, ragazzi. 3-1 con il buon Linobob che si mette caldo caldo in attesa del suo sfidante della Grand Final, ma prima della Grand Final, ricordandovi che se Linobob vincerà la Grand Final contro il vincitore del loser, avrà 3 punti, non solo 2 punti per il, come si fa di solito per i vincitori del Winner Bracket, perché riuscirà a vincere la Grand Final senza reset. Altresì ci sarà il reset e quindi chi arriverà dal loser bracket dovrà battere Linobob 2 volte se vuol vincere il torneo. Quindi Umberto e Even, se vuoi bere, rifiatare un attimo, fate pure, ci mancherebbe ancora. Fate pure, Walter, se vuoi andare a bere, rifiatare un attimo, ci mancherebbe ancora, che capisco che anche gli occhi con questo gioco straballano. Quando ci siete, vi sfidate e io vi specto, con tutta la calma del caso. Quando vedo partire la sfida, io vi specto. Bravissimi ragazzi, ve l'avevo detto o non ve l'avevo detto che avremmo assistito a una partita assurda? Ve l'avevo detto. Le premesse sono state mantenute? Sono state mantenute. Pensate, un whisky con i cubetti di ghiaccio, ma non di ghiaccio, i cubetti di bagna calda. On the rock. Eccoli qua, ci siamo. Ragazzi, loser final, FT3 e Venturias contro Umberto Pessa. Chi vincerà andrà in Grand Final, chi perderà solo vergogna, non è vero. Solo onore per essere arrivato in Grand Final in un torneo difficilissimo.
Lo sapevo che se loro due si fossero incontrati avrebbero usato tutti e due i moccoloni. Si rispettano, lo sapevano questa cosa, si sapeva, volevano farlo e l'hanno fatto col personaggio più fastidioso del mondo. Però c'è Bubino col ciuffetto biondo. I giapponesi sono fottuti, ragazzi. Attenzione, mamma mia, che salvataggio di Vendurias. No, si è incartato Ung, si è incartato con la pallina rossa. Bubino Mocciolino, esatto. Io, ragazzi, devo accendere però il ventilatore, non ce la faccio più, sto per morire. La devo accendere, non ce la faccio. E questo non vuol dire che io mi metterò il pigiama, per inciso. Forse sentite rumore, però devo abbassare un pochino. Ditemi se sentite rumore del ventilatore. 1-0 intanto per Vendurias. Bella questa combo di Umbe. 6 line, ma anche 6 line dall'altra parte. Attenzione, 3 line. No, non lo metto. Devo asciugarlo prima. E poi dopo non ci sarà più tempo, perché il torneo sarà finito. Dai, l'ho già messo una volta di oggi, e di pomeriggio. È stato bravo. Comunque sembra che con il mocciolone sia molto più compatte le palle che vengono droppate, no? Ho l'impressione mia. Oh, Umbe! Ciao Soul, come stai? Ben ritrovato! Quanto tempo, come stai? Tutto bene? Infatti quando ti ho visto col pigiama oggi hai rosicato per non averlo fatto mettere qui, vero? Come stai, Soul? Tutto bene? Siamo in loser final nel torneo. No, torneo del Devo Retro Championship. Il canto del cigno dei trofei. Il campionato del il canto del cigno dei campionati dei trofei retro sul mio canale. Quest'anno, mamma mia, Umberto! Felice di vederti, buon pezzo mio, ma un onore per me. È una vita che non ti vedevo. Io guarda, io adesso erano 3 settimane che ero in vacanza. Però sostanzialmente la sera non riesco, ma lo so che tu di solito ci sei la sera. La sera o torneo o se no è difficile vedermi la sera. Di solito streamo la mattina, a parte l'estate che vado tutti in live quando capita. Meno, ma quando capita. E quindi la sera è o torneo o niente. E vinca il più meglio, ciao padrone, come sta? Ci mancava ci serviva il tuo oute oggi, qua. Amori qua, amori qua. Ci serviva il tuo oute. La tua precisione chirurgica nel pianista dell'hitbox, del flatbox, del mixbox, del mixbox. Attenzione, rimonta anche Vendurias, la bella, nella seconda partita della loser final tra Umberto Pessa ed Vendurias. Attenzione, super mega combo da parte di... Non capisco da che Buchi ha fatto cosa, perché c'è talmente tante cose, tanti numeri, tante cose, e vince, e Vendurias portandosi sul 2-0 vuole provare a rincontrarsi contro Rino e a vincere questo diamine di torneo. Ma Umberto non glielo ce l'ha fatta, cercherà di impedirlo nel modo più virulento possibile, nel modo più crudele possibile, cioè smoccolandolo con se stesso e con il suo mite e bello gattino. Cabrone, grazie mille per l'arrestare. Come stai, caro?
Mamma mia, che boppa. 5 line, ma 5 line anche per Umberto, attenzione. Potrebbe ghiacciare, utilizzare i ghiaccini col blu, lo fa, lo fa. Comba col rosso, comba col verde, non comba col giallo, peccato. E 4 linee sono tante, 6 sono tantissime. Even Durias stacca il biglietto per la Grand Final. Attenzione, match point. Attenzione, lo stacca, lo guarda, lo brama. Bella combo di Umberto. Attenzione, tanti rossi fuori. Colpisce anche la rosa rossa. Blu, la rosa di Zarrillo. Questa è rossa e vince. Si porta sul 3-0. Grand Final per il buon Even Durias, ma un meritatissimo terzo posto in questo torneo per Umberto Pessa, che perde contro uno dei migliori giocatori del torneo, cioè il buon Even Durias. Ragazzi, siamo arrivati alla Grand Final. Per i meno avvezzi nei tornei a doppia eliminazione funziona così: arrivato dalle loser bracket, il buon Even Durias dovrà battere 2 volte Linobob per vincere il torneo e andare nel reset della Grand Final, perché Linobob non è mai finito nel loser bracket. Vi rimando, il signor Linobob, se vincerà la Grand Final, avrà di fatto vinto il torneo. Se Linobob vincerà la Grand Final senza perderla, guadagnerà 3 punti, perché è così il regolamento del campionato. Per meriti sportivi, visto che non è mai sceso in loser bracket, guadagnerà un punto in più, diversamente dalle classiche vittorie nel winner bracket. Quindi, che vinca il migliore, datevene delle dure e che inizi la Grand Final, che è già iniziata. Io parlavo, ma era già iniziata da tipo mezz'ora. Grazie ragazzi, siete dei cuoriccioni. T3. Ah, ok, l'abbiamo presa al pelo, l'abbiamo presa al pelo, ok. Ti dicevo, con la velocità di questo gioco, con la velocità loro, poteva già anche essere finita. Ciao, sera voi. Quindi niente nuovo, a parte che sono in cassa integrazione da 2 mesi circa, per adesso comunque tutto normale e regolare, da. L'importante è che non ci siano nuove brutte. Poi per il resto, lo so che la cassa è sempre una rottura di balle, però, dai. Del resto a posto, tanta roba. Come stai, Sera Vol? Incredibile, sono incredibili, sono incredibili. Sono incredibili. Sono incredibili, ragazzi. Pazzeschi. Siete arrivati giusto in tempo. Grand Final del torneo di Money. Magico. Oh cazzo. Una a uno il counter dei round. Ah, va, queste palline come salgono, come sfrecciano, come vanno, come tornano in questa volta. Benissimo. Benissimo. Vantaggio per Even Durias. Stavo per dire a poche palle per cercare di fare la combo, ma riesce proprio lo stesso nello stesso tempo, però di nuovo gli manda 5 line. Stavolta è difficile, ma riesce molto bene a portarsi in Dio, che capovolgimento di fronte. 2-2, la prima bella di questa Grand Final. Speriamo di vederne tante. Se continua una rottura di scatole perché non ho. Invece che vedete in questi live erano riveglio, sono. Beh, se lavori di notte è un casino abituarti, è un casino. Lo so perché ho fatto le notte anch'io per tanti anni, quindi è veramente un bordello. Immagino.
Dio, cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Guardate cosa... Mamma mia! Mamma mia, 1-0 per Avenduras. Che partita già solo al primo. Che partita. Io mi immagino il mal di testa di sti poverini. Il mal di testa di sti poverini. Abbiamo mal di testa noi che stiamo guardando. Figurati loro che devono giocare, capire e pensare a cosa fare. Assurdo. Assurdo. Con la spada non è riuscito a prendere il giallo. Ventura sei buono. Il KO nel primo round di Klinovog, che con la sua bilancina della giustizia va a giudicare il magician di Ventura. Scoppia le spalle subito. Klinovog non aveva palle gialle, quindi non fa un granché di danno, però riesce a portarsi in una posizione di pulizia invidiabile dalla sua parte di schermo. Molto in vantaggio in questo round, sarà molto difficile riuscire a ribaltare la situazione, sarà molto difficile ma non impossibile, però era veramente difficilissimo per Endurance riuscire a ribaltare questa situazione. In velocità curvatura. Pareggio point per Klinovog. È bello vedere quando due persone sanno giocare, vedere queste sfide, e sono cose che comunque dovete avere fortuna di beccare, perché non si vedono più, non si vedono più. Solo da noi si vedono queste cose. Solo da noi e in pochi altri posti. Pareggio 1-1. E si va. Vediamo, optano sempre per gli stessi personaggi. Spada fuori per entrambi. In questo momento la viene scoppiata dai Vendurias, che cerca di fare la combo con... mamma mia, è difficile, però riesce a rimandare tre linee dall'altra parte. Attenzione, due linee però per Klinovog, una linea, tre linee, è andata, è andata. Bravo Klinovog, bravo Walter. Ciao Logan, buonasera, buonasera, sei arrivato proprio in Grand Final piena. Siamo 1-1 nella nostra Grand Final, ricordiamo Klinovog winner bracket, quindi se vince arrivando in FT3 ai 3 punti vincerà il torneo, se invece Avengers farà i 3 punti resetterà la winner, la grand final, e si andrà nel reset dove potrà così, sconfiggendolo due volte, vincere il torneo. Buonasera, buonasera, buonasera. In questo momento però Klinovog è al suo primo second point di questo match. Fiorellini per Vendure, sarà poche palle rosse, un po' di sfortuna questo bonus. 2-1 per Klinovog, bella rimonta, dall'1-0 di Vendures 2-1 per Klinovog, e ha la possibilità di respirare e rifiatare un pochino perché ha 6 possibilità di, anzi più di 6 possibilità di portarsi a casa il torneo con calma, senza calcolare ancora una ulteriore rifiatamento di un eventuale reset del bracket. Mamma mia, comunque ragazzi, abbiamo visto dei match assurdi anche nelle prime fasi, nei primi ottavi, semifinali, non solo questo, beh qua stiamo parlando della creme, però anche le altre partite che abbiamo, a cui abbiamo assistito sono state assolutamente bellissime. Questo gioco
già sapevo che sarebbe rivelato uno spettacolo per gli occhi, più da vedere che da giocare. E questo è il primo tournament point per Linwood. Attenzione, non hanno fatto le prediction, non hanno fatto le prediction in chat, ma se volete potete tifare, anche se lo state facendo ormai da 2:05 questa parte. Attenzione, e Linwood si porta a casa la vittoria e i 3 punti ulteriori che si vanno ad aggiungere ai 6 precedenti della vittoria, della winner della grand final senza resa del bracket. Quindi bravi a tutti e due, bravo Venturias che ha risalito anche il loser, vincendo la loser final contro Umberto Pessa. Complimenti a Umberto Pessa per essersi piazzato in terza posizione e complimenti vivissimi per Linwood per aver vinto senza mai perdere un solo match, e forse neanche un solo, round, l'unico round che ha perso l'appunto perso con Venturias sia in winner che in grand final. Però complimentoni vivissimi per aver vinto il torneo, ragazzi. Che dire, lo spettacolo che vi ho promesso secondo me c'è stato. E fatemi vedere un attimo una cosa. Allora, io questa sera, dal momento che il retro l'avete visto da me, vi voglio portare da un amico che sta giocando un gioco a cui io sono molto legato, che adesso tutti dicono, però lo sapete, che è Final Fantasy XIV e che è Shaidan, che non riesco mai a raidare. Quindi mi devo solamente segnare bene come si chiama, Shaidan Reminas, ma non mi ricordo mai le Y e le H dove sono, Shaidan Rem solo, ok. E detto questo, io ringrazio, anzi facciamo una cosa, andiamo a dare come completo il torneo, che poi mi dimentico, mi cazzano, ricordandovi che sulla piattaforma Skill Pro dei nostri amiconi, punto esclamativo Skill Pro, ci sono tutti i miei tornei. I prossimi in cantiere sono, questo devo ancora mettere il coso, Bevo Retro Championship, 8ª appuntamento con Vampire Savior che torna su questi lidi, e per il Trunk Fighters Picchiaduro Moderni Pocket Bravery del 13 di settembre, data ancora indicativa, comunque 13 o 7 o quant'è, o prima o seconda settimana di settembre, era un pochino per far sì che tutti ritornassero dalle ferie. Iscrivetevi, le iscrizioni sono già aperte per entrambi i tornei, fatelo e non dimenticatevi. Allora, detto questo, io ringrazio Cadro, Luke, Peppe, Seven Man, Warbumper, Maestro, Linobob, Rick, Umbe, Brief, Sisma, Stack, Steve per tutte le sub di oggi, vi voglio tanto 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 bene. Spero che vi sia piaciuto lo spettacolo di questa sera, sicuramente di sì, mi auguro comunque di sì, quindi grazie Graziella, grazie a tutti voi che siete stati, che ci siete, qualora avete visto qualcosa di piccolo, ci sarete nelle prossime live. Che dire, andiamo a fare il raid al nostro amico Shaidan Rem che sta portando Final Fantasy XIV, quindi raid Shaidan Rem. E comunque delusito da tutto il reo, nessuno ha preso il personaggio boss in latex e per skill. Ma c'era una personaggia bonus, ma non era qua, scusami, Salame, era, ah, perché, sì, ho capito adesso, perché continuavo a dire Money Puzzle Exchange, ragazzi. Che spirito. Oppure si può scegliere il boss, veramente, non lo sapevo. Vabbè, pensavo vi prendessi per il culo. Comunque, va bene. Non ricordo mai il cheat. Allora, ragazzi, ciao Twinkle, ciao Steve, ciao Umbe, ciao Seven, ciao Steve, di nuovo, ciao Serable. Ciao Lino, ciao Walter, ciao Peppe, ciao Davo, ciao Logan, ciao Soul, ciao Cadro, ciao Deck, ciao Manu, ciao Rick, ciao, sono andato su abbastanza, direi che vi ho salutati un pochino tutti, se non ho salutato qualcuno sti palesi in chat,
Comunque, ciao a tutti, partiamo con Raid e ci vediamo alla prossima live, che Dio solo sa, prima di metà settembre non sarà più cadenzata, quindi quando ci sarà vi verrà notificato sul Discord. Da per segnare tutto, alla prossima.